Uè ragazzi e bentornati. Oggi vi parlerò di colpo da maestro. Allora, perché voglio parlarvi di questo eroe? Perché proviamo a collegare le due cose. Innanzitutto con l'arma che è uscita ieri nello shop, più la perk che contraddistingue questo soldato. Utilizzare un'arma a distanza ti fa ottenere una carica di spirito delle feste, fino a 50 cariche. Ogni carica di spirito delle feste aumenta i danni d'arma a distanza del 2,9%, ma diminuisce la stabilità dell'arma dello 0,7%. Il cambio di arma o la ricarica rimuovono l'incremento. Quindi cosa abbiamo capito da questo? Utilizzando un'arma abbiamo la possibilità di accumulare 50 cariche. Queste 50 cariche ci danno modo di potenziare appunto i colpi dell'arma fino a un massimo di 50. Adesso, ogni carica di spirito delle feste cosa ci fa? Ci aumenterà i danni delle armi a distanza del 2,9%, ma in cambio ci diminuisce la stabilità dell'arma dello 0,7%, che in questo caso su quella pistola non ci interessa molto, perché comunque non è un'arma che ha sto grosso rinculo e comunque non ci serve più di tanto la stabilità, no? Attenzione però a non cambiare la pistola con un'altra arma o con il piccone, o attenzione addirittura a non entrare in modalità costruzione, perché in questo caso noi andremo ad annullare l'effetto della carica. Raga, che dire, la build è molto particolare. Partenza rapida, ogni colpo incrementa i danni dell'arma a distanza di 1% fino a un massimo di 25. Cambiare armi o ricaricarle rimuove l'incremento, quindi abbiamo sempre lo stesso problema, ma tra virgolette bypassabile. Ogni un secondo aggiungiamo 3% della salute attuale al danno del prossimo colpo con armi a distanza. Incrementiamo i danni della pistola del 17%, incrementiamo il danno critico sempre della pistola del 75% e le munizioni esplosive fantastiche del Wukong, che ogni 6 eliminazioni con armi a distanza attivano un'esplosione che infligge 37 danni base in un raggio di una unità. Che dire raga, io spero che il video vi piaccia, vi lascio il gameplay. Allora, questo video comincerà direttamente in una zona al 140. Ovviamente noi dobbiamo cercare comunque di usarla prima un po' l'arma per poter ottenere appunto le 50 cariche dell'arma e riuscire a raggiungere un po' il livello limite. Proviamo a farci l'accampamento qua, al 140, esclusivamente con la pistola, ovviamente, Comunque, piano piano che la uso, a me mi sta divertendo sempre di più quest'arma, raga. Io vi invito a comprarvela, tutti quegli scettici che comunque hanno detto a me non piace come arma, non vedo l'utilità. Ok, quello posso anche essere d'accordo, in quanto una cosa comunque deve anche piacere. Però, raga, è comunque un'arma che non si sa per quanto tornerà, quindi io vi invito a comprarvela di nuovo. Questo video ovviamente è incentrato più sull'eroe che sull'arma. Allora, lo smasher, eccolo qui, 140, iniziamo subito a shottarlo. Guardate il danno che arriva a 150.000 a confronto di ieri che arrivava al 66.000 con Beetle Jazz Ranger, 64-66.000. Inoltre, raga, la trovo parecchio parecchio comoda per tutti questi piccoletti, senza dover per forza craftarmi un lanciarazzi. E comunque con qualsiasi altra arma normalmente non riuscirete, diciamo, a fare questo danno a impatto, ad area. Ecco, perché comunque un danno ad area. Ora gliela faccio pagare al Taker per tutti noi, raga. Bolle di sapone ovunque. Mostro la nebbia lì sopra. Ok. Ah, vedete, anche bella comoda comunque da usare. Non devo manco preoccuparmi di ricaricare. Ok, ora proverò un po' bussato dai compagni. È l'unica stanza che sono riuscito a trovare dei compagni in zona alta, raga, perdonatemi. Comunque lo state vedendo anche voi che il danno è veramente esagerato con sta pistola e questo eroe. Possiamo dire molto divertente anche nello stesso tempo da utilizzare.
Ecco, con questa build forse il lato svantaggioso è appunto non possiamo costruire per difenderci, cioè possiamo dire il vero, però nel momento in cui passiamo in modalità costruzione, oppure addirittura cambiamo arma, perciò dalla pistola metto il barone per correre, si annullano le 50 cariche, l'effetto delle 50 cariche accumulate, che poi siano 50 in quel momento, siano 30, non ha importanza, comunque si annullano. Questo è un lato negativo appunto di ciò. Chissà perché gli smasher ultimamente hanno sempre i bodyguard dietro, sarà che sanno che sto arrivando io per fare il video, per mostrare l'arma, e si fanno trovare pronti, perché sennò, boh, non me lo spiego. Si fa per scherzare, ovviamente. Dove è finito lo smasher? Eccolo lì. Mi spiace, sarà per la prossima. Dunque raga, io vi ringrazio di aver guardato come al solito il video, fatemi sapere con un commento cosa ve ne pare a voi di questa build, se la utilizzerete o non la utilizzerete, ci tengo molto a sapere anche la vostra opinione, lo sapete che tanto leggo quasi tutti i commenti ogni volta, noi ricordate che ci vediamo con l'episodio di domani. Mi raccomando, vi ricordo che se volete potete supportarmi come creatore, vi basterà inserire Kino TV nell'item shop di Fortnite. A domani, bella bella! I wish to stay.